9, siamo qui con Stefano Bondioli, presidente del Circolo Tennis di San Felice. Insomma, manifestazione da 24 ore che regala emozioni e mi pare che dalle prime ore si possa trarre un bilancio quanto mai positivo. Assolutamente sì, buonasera a tutti. Direi che anche questa quinta edizione è partita con il piede giusto. Stamattina a livello meteorologico non ero rimasto molto entusiasta, visto che insomma tuoni e il cielo era coperto, poi invece l'aria si è rinfrescata, si è accesa la serata, le persone si stanno divertendo, la gente è al circolo per giocare a tennis, per divertirsi. Questo è un circolo che da quando ci sono questi eventi è in crescita, lo vediamo anche dal punto di vista dell'adesione dei soci. Diamo qualche numero, insomma, per renderci conto un po' di quella che è la crescita del circolo tennis di San Felice sul Panaro. Allora, il Tennis Club San Felice è una, diciamo, piccola realtà della bassa modenese, ultimamente però insomma ci stiamo un pochettino superando, sempre tenendo conto quelle che sono le nostre possibilità sia strutturali che economiche. Attualmente contiamo circa 60-65 soci adulti e altrettanti bambini iscritti alla scuola addestramento tennis, quindi diciamo sono circa 120 persone che ruotano intorno alla nostra struttura, e quindi siamo molto molto soddisfatti, ripeto, sempre tenendo conto delle possibilità che abbiamo, che non sono ovviamente illimitate. Quindi insomma abbiamo iscritti ai corsi di avviamento, abbiamo campionato a squadre abbastanza consistente per quanto riguarda la parte agonistica, abbiamo anche diverse partnership importanti dal punto di vista degli sponsor, delle associazioni che appoggiano il circolo. Sicuramente, gli sponsor sono ovviamente importanti, sono quelli che ci permettono di realizzare gli avvenimenti come la stessa 24 ore di quest'anno, ma anche degli anni passati, ci supportano durante tutta la stagione. E adesso citerei come primo l'associazione Onlus Fiordalisi di Clara, che è stata appunto il nostro partner e ci ha preso a braccetto nel periodo post-terremoto, quando la struttura della polisportiva è diventata inutilizzabile a causa dei danni subiti. Ci ha supportato nell'acquisizione di un pallone frassostatico che ci ha dato la possibilità di far giocare i bimbi nel periodo invernale. Poi non dimentichiamo tutti gli altri sponsor che ci sono vicini, come la BMT di Malagoli, l'MB di Mazzurana, stesso a Radio 5.9, insomma, che questa sera ci ha dato una grossa opportunità, l'associazione Tennis Weekend, che è un'associazione che promuove tennis amatoriale, che in questi anni è stata molto vicino e ha tutto ciò che ha ricavato, era stato ricavato derivante dalle proprie manifestazioni, una piccola parte è stata devoluta al Tennis Club San Felice, quindi insomma diciamo, abbiamo un organico tra virgolette di supporters importanti che fanno la differenza. Quindi andiamo avanti insomma con la nostra 24 ore di tennis al circolo di San Felice sul Panaro. Grazie a tutti. Web Radio 5.9, siamo sempre qui dal Circolo Tennis di San Felice in occasione della 24 ore organizzata tra questo venerdì e questo sabato. Siamo in compagnia con la maestra di tennis di San Felice sul Panaro, Raffaella Salvi. Chiedo intanto, visto che abbiamo parlato un po' dell'evento, della manifestazione, anche come è andata l'annata dal punto di vista dei corsi della SAT di avviamento tennis. Salve a tutti. Riguardo i corsi invernali siamo veramente molto soddisfatti, perché abbiamo raggiunto un numero importante, soprattutto di bambini, un totale di 65 allievi minorenni, quindi direi che per San Felice è un numero veramente soddisfacente. Riguardo gli adulti anche, ci sono circa una quarantina interessati ai corsi, ovviamente avendo un solo campo coperto, per accontentare tutti devono fare un pochino a rotazione, però i numeri sono davvero importanti. Parliamo anche delle nostre squadre agonistiche, quello che è stato il bilancio di quest'anno, insomma si parla di risultati che iniziano a diventare importanti per il nostro circolo tennis, che è una piccola realtà ma che comunque si fa valere sui campi avversari. Certo, riguardo le squadre agonistiche abbiamo 4 squadre, 3 maschili e una femminile, tutte in Serie D. Quest'anno direi che ci siamo confermati in D. Siamo andati ai playoff, non abbiamo avuto una promozione, però siamo rimasti alla categoria attuale, quindi direi che abbiamo raggiunto un bel traguardo, siamo contenti. E noi continuiamo insomma a tenervi compagnia con Radio 5.9 qui a San Felice sul Panaro, Circolo Tennis per la 24.